Buongiorno a tutti carissimi amici, nel video di oggi voglio parlarvi del rischio di povertà e del rischio di uscire fuori emarginati completamente dalla società. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice. Allora, il sistema capitalistico in cui viviamo noi è basato sull'inflazione, ossia sul continuo rialzo dei prezzi. Nel corso degli ultimi anni magari non l'abbiamo visto tantissimo, ma sono aumentati un'altra serie di costi accessori. Però se ci facciamo caso di base, che cosa succede? Che ogni anno il costo della nostra vita, o perché aumentano i singoli prezzi, o perché aumentano le spese che noi dobbiamo fare per poter vivere, di fatto il quantitativo di uscite che ci viene richiesto dal sistema società è sempre più alto anno per anno. Quindi che cosa succede? Che spesso e volentieri gli stipendi sono fissi o vengono adeguati in maniera ridicola e quindi questo gap tra il quantitativo di uscite e il quantitativo di entrate si continua sempre più a ridurre. Questo fa sì che per tutti, ci sia un rischio povertà e di fatto di emarginazione della società, in cui sempre più spesso si sarà costretti a dover rinunciare a tutta una serie di cose perché non ce lo possiamo più permettere. Ma attenzione, non è solo il piccolo operaio che ha questo problema, ma lo sarà anche il grande professionista, il dentista, il medico chirurgo che magari oggi ha un buono stipendio, ma non ha accantonato, comunque non ha creato un sistema alternativo e quindi quando andrà in pensione con 1.500 euro, 2.000 euro, 2.500 euro, fra magari 15-20 anni, di fatto anche lui sarà il nuovo povero del futuro. Come possiamo fare per risolvere questa situazione? In questo caso, ancora una volta, gli investimenti, il trading ci vengono in aiuto. Questo perché? Perché non è necessario che una persona, ci sono varie opzioni. Quando uno si occupa di investimenti o si occupa di trading, può decidere di fare una scelta radicale come quello che ho fatto io, ma ci vuole una passione, ci vuole un desiderio, ci vogliono delle conoscenze e non tutti ce l'hanno. L'opzione B è quella di dire, beh, però può essere una forma intelligente che posso gestirmi io per crearmi un ingresso secondario. E secondo me questo è il tema principale che riguarda un po' tutti e a cui tutti devono fare ricorso. Quindi il tema dell'investimento, il tema del trading è un'idea, secondo me, estremamente interessante che tutti dovrebbero percorrere a differenti livelli, perché oggi se non viene affiancato allo stipendio principale, quindi all'ingresso monetario principale, noi non affianchiamo degli ingressi secondari, degli ingressi aggiuntivi, che quindi fanno sì che il nostro fiume, che la nostra redditività complessiva sia più ampia e soprattutto sia diversificata, noi cadremo certamente, è solo una questione di tempo, ossia in quanto si riduce il nostro gap, per cui rischiamo veramente di essere emarginati. Il modo più semplice e più facile è sicuramente quello del campo degli investimenti immobiliari, quindi investimenti in borsa, poi abbiamo gli investimenti in immobili, poi abbiamo gli investimenti in altre attività, però la borsa, gli investimenti obbligazionari sono facili. Sono facili perché? Perché sono quotati, perché sono liquidabili in qualsiasi momento. Perché nel caso di molti prodotti danno anche delle rendite sicure, con pagamenti sicuri che ci vengono accreditati sul conto corrente e per noi diventa molto più semplice e fruibile l'utilizzo di questo tipo di strumenti, che quindi, come dicevo, possono essere usati o per cambiare vita, o per crearci una rendita che ci permetta di non lavorare più, oppure semplicemente una via intermedia, che però penso che sia una delle vie che interessa il maggior numero delle persone, perché questo è un discorso che riguarda tutta la popolazione mondiale, quello di crearsi un ingresso aggiuntivo. Quindi se io riesco, grazie ai miei investimenti, a crearmi un extra reddito del 10, 15, del 20% aggiuntivo allo stipendio che ho, e questo riesco a, per esempio, magari a incrementarlo. Beh, questa sicuramente è una delle strade per poter mantenere o aumentare il nostro tenore di vita. Se invece io non faccio niente, certamente andrò in una situazione a dir poco miserevole. Il punto qual è? È che o facciamo qualcosa o ci andiamo diretti. Quindi il mio consiglio è quello di pensarci oggi, non tralasciare questo aspetto, perché se fate due calcoli numerici, ci rendiamo conto che presto fatto, le bollette aumentano del 5%, l'alimentare aumenta del 10%, ma se il nostro stipendio non aumenta di quella cifra,
Sì, posso fare delle ore straordinarie, posso fare però il mio tempo è limitato, quindi devo assolutamente concentrarmi sulla diversificazione dei miei ingressi e questa può essere una strada intelligente. Per tutti coloro che hanno voglia di piacere, di pianificare questa resistenza contro l'uscita dalla miseria, mi possono assolutamente scrivere, io farò del mio meglio per potervi aiutare, per pianificare insieme un qualcosa che abbia un senso logico, un senso pratico. Come sempre, un abbraccio da Dubai. Ciao!